posizione irregolare, buon per difesa che è il maestro nel fare questo tipo di gioco. Attacca la formazione belga, c'è un'entrata però di Reggie, fa uscita, va a gol, facendo esultare le tribune del Heiser. Ha fatto un bel gol perché ha anticipato tutti e poi ha messo il gol dentro in contropiede con grande precisione, prendendo lungo il preparato. Guarda, è veramente un gol di questo giocatore che ha grandi qualità tecniche. È peccato che non riesca a fare quel salto di qualità almeno fino a questo momento per farlo diventare un fuoriclasse, perché le doti le avrebbe. Comunque ha fatto un gol da grande giocatore, guardate, anticipa tutti e poi mette dentro in spaccata questo tiro, anticipando anche le intenzioni di Lung, che non si aspettava questo colpo. Il colpo era basso, guardate come è stato molto bravo, guardate da questo replay, anticipa tutti e poi mette dentro con questo tocco delizioso, anticipando anche le intenzioni di Lung, ripeto. Non è riuscito a farlo, però ancora una volta è stata un intercesto difensivo, magari un po' di fortuna a creare questa occasione. Guardate come il pallone arrivi carambolato da tutte le parti ed è gol segnato da Kleister dopo l'errore di Lupu e la deviazione probabilmente di Andone, anzi di Popescu. Sono gol molto strani, questo è un gol stranissimo, un batti e ribatti, poi dopo Lupu ha fatto quasi un passaggio in mezzo a Kleister, si è tirato immediatamente, è venuto fuori che il direttore di Andone, pallonetto per lungo, ancora una volta troppo fuori dai falli e quindi il gol del 2-0, un 2-0 che a mio avviso mi sembra un po' immeritato. Comunque vedete che la deviazione è stata netta, è venuto fuori un pallonetto difficile, comunque era troppo fuori dai pali e il gol del 2-0. Da lì, ecco intanto la Catus che cerca di seminare De Mol, fa partire il cross, va dalla parte opposta Timorte a raccogliere, cambia con Raducioio che chiama la Catuscia alla collaborazione della parte opposta, colpo di testa splendido, sì, ma è gol convalidato, il guardialino è andato immediatamente, è stato Rednik che ha messo dentro, il gol era nettamente dentro, Rednik come dici giustamente tu è entrato e ha messo dentro, il guardialino non ha avuto un attimo di esitazione, è andato in mezzo al campo, giustissimo, è un gol sicuramente da convalidare, il programma aveva rimesso, recuperato una palla da dentro di un po' mezzo metro e quindi il gol del 2-1, la partita, ecco, lo rivediamo. Sì, comunque l'impressione, Luigi, siamo proprio spostati da questa parte, sia gol, bravissimo ancora una volta la Catus, il colpo di testa, guardate nettamente dentro e lui da dentro trattiene questo pallone, vedete dentro di mezzo metro, ottimo il cross di la Catus, bellissimo l'intervento anche del numero 2. 8 minuti di gioco nella ripresa, 2-1. E così è, l'arbitro decreta il rigore, rigore nettissimo in favore della Romania. Va al doppio di De Mol, quindi come si è visto magari è veloce questo ragazzo, veramente un ragazzo di grandissime qualità, però la scelta di De Mol è stata messa in evidenza ancora di più. È stato preso proprio in contratempo, è stato dentro l'area, rigore ineccepibile, molto bravo l'arbitro francese, quindi la possibilità del 2-2. La Catuscia ed è 2-2 nonostante Prudhomme abbia intuito. È portato un po' sfortunato Prudhomme perché il pallone era stato intuito, la traiettoria intuita, il tiro, guardate, troviamo l'azione di Raducioio, grandissima questa azione, quindi incontro tempo De Mol, entra dentro l'area, De Mol invece di fare il pallone fuori, aspetta proprio che malamente, intanto si ripete il calcio di rigore, è entrato il Dimitrescu dentro l'area prima di che la Catus tirasse. E ora la Catus mette in gol dalla parte opposta. È ripetuto il calcio di rigore, l'arbitro è stato un po' pignolo in questo caso, ma certo che l'entrata di Dimitrescu dentro l'area è stata evidentissima, stava quasi per tirare lui il calcio di rigore e l'arbitro anche se era amichevole deciso di farlo ripetere, ma Catus ha cambiato posizione, quest'anno Prudhomme, il partito del gol del 2-2, era così alzando, piatto destro e Prudhomme naturalmente non gli può fare assolutamente niente. La partita del 2-2.